serie bwin, tutti i colori della passione. Albente Godi per la 23esima giornata di Serie bwin, sfida in chiave playoff tra due sorprese della prima parte di stagione, il Verona e la Juve Stabia. Mandorlini ritrova dal primo minuto maglietta Alfredson e Gomez, assente Ferrari per affaticamento muscolare, al suo posto Bielanovic. Nella Juve Stabia il vice Mauro Isetti al posto dello squalificato Braglia è costretto a rinunciare a Cazzola a centrocampo. Si affida la coppia d'attacco Sau Danilevicius, arbitra Di Paolo di Avezzano. Questa importante sfida d'alta classifica. E subito si parte con il Verona che va in attacco nei primi minuti. All'undicesimo un traversone, colpo di testa di Bielanovic, palla di poco fuori misura dalle parti del portiere dello Juve Stabia, Colombi. E poi la Juve Stabia a recuperare palla per questo contropiede, recupero di Danilevicius e poi conclusione di Zito. Rafael para in due tempi a terra, bloccando questa incursione della formazione ospite. Ma c'è l'immediata risposta del Verona al 32esimo con Juanito Gomez, mette in mezzo e poi la conclusione con palla che Colombi alza in calcio d'angolo. Rivediamo l'azione con il numero 21 Juanito Gomez e la deviazione del portiere della Juve Stabia, calcio d'angolo, battuto in mezzo, testa di Bielanovic che anticipa il compagno di squadra Marico, palla però centrale, nessun problema per Colombi. Sul fronte opposto Sau in mezzo per Mezzavilla che probabilmente va debolmente pensando di essere in fuorigioco, occasione sprecata dalla Juve Stabia, ma attenzione al contropiede, scaglia in area di rigore, il tiro ed il gol al 43esimo che porta in avvantaggio la formazione giallo-blu scaligera con Scaglia, ben servito da D'Alessandro, entra in area di rigore il suo sinistro vincente sull'uscita del portiere avversario e al 43esimo minuto il Verona passa in vantaggio. Nella finale di primo tempo, proprio allo scadere, c'è questo atterramento in area di Sau, un contatto sul piede d'appoggio con maglietta, reclamano molto i giocatori della Juve Stabia ma non ne vuole sapere il direttore di gara. Rivediamo Sau, tocca maglietta il piede d'appoggio, probabilmente poteva anche starci il calcio di rigore. Si riparte nella ripresa con la Juve Stabia che vuole reagire al gol del vantaggio del Verona e si porta subito in attacco. C'è questa conclusione di Zito di poco alta sopra la traversa dopo soli 3 minuti di gara e iniziano le sostituzioni. Nella Verona Inter Pickelman al posto di Bielanovic. Ancora conclusione di Baldanzetu per la formazione della Juve Stabia, Rafael non si fa superare e va a liberare, insiste la formazione ospite, questa volta Erpen che mette ancora in pericolo la porta della Verona, ma Rafael ancora si salva in calcio d'angolo. Buon momento della Juve Stabia, Zito in mezzo, conclusione altissima di Sauda, facile posizione al volo, sbaglia il giocatore della Juve Stabia. Punizione di Alfredson sul fronte opposto, colpo di testa da parte di Juanito Gomez e palla fuori di poco. Si vede finalmente anche il Verona. Verona ora con Pickema in area di rigore, supera un paio di avversari, atterrato dal portiere, poi riesce comunque a colpire sul tentativo di recupero di Baldanzetu. Verona 2, Juve Stabia 0, rivedremo ancora meglio nel replay. Fa tutto bene Pickelman che viene atterrato, poteva essere rigore, poi arriva anche Baldanzetu. Ma nel successivo replay che vedremo ancora meglio, probabilmente è stato ancora l'attaccante austriaco, quinto gol stagionale, l'ultimo a deviare in anticipo cadendo sul tentativo di recupero del giocatore avversario. Con questa vittoria il Verona sale a quota 44, conferma il suo quarto posto, ma l'avete ora soli 2 punti, a 46 la coppia Torino-Sassuolo. La Juve Stabia si allontana dalla zona playoff.